c'è un tipo di. Anche qui mi spiace ritornare alla tipologia perché sai che non piace neanche a me, però voglio capire te soprattutto. Un tipo di persona con cui pensi di lavorare meno bene, che c'è, che è più difficile per te, I don't know, qualcosa Non so se è tipo di persona, è un di discorso indiretto, però situazione. lavorando spesso con gli adolescenti ci sono alcune situazioni familiari, quindi di genitori che rompono sufficientemente dal punto di vista di pressioni che fanno. Tu li fai venire in terapia? Io faccio il primo colloquio, allora tendenzialmente lavoro sempre con i genitori, salvo che insomma con l'adolescente poi ci lavoro, però con i bambini piccoli difficilmente. Quindi vedo i genitori e la prima cosa che faccio con i genitori è che io non dirò niente rispetto a quello che succederà col figlio. Certo, rimane tutto qua. Certo è relativo, nel senso che se dovessimo poi insomma seguire tutta la situazione più rigidamente le regole, dovremmo andare insomma, secondo altri versanti. Però per esempio la cosa che mi riesce difficile o comunque che spesso mi trattengo è quando arrivo genitori troppo pressanti rispetto al lavoro che si sta facendo, Ok, però non la persona con cui lavoro, è il sistema il attorno. sistema intorno. Qualcosa che hai definitivamente buttato nel cestino, in quel cestino lì e che non usi più. No, sai, sono tipo vintage, ogni tanto tiro fuori tutto, nel Anche l'interpretazione senso. dei sogni. No, oddio, no, Quella non ce l'hai mai non l'ho avuta. buttata nel cestino perché non l'ho mai usata, insomma, quindi alcune cose non ho mai usate, quindi la mia fortuna è stata comunque da subito trovare qualcosa che fosse calzante alla mia persona, poi approfondito, migliorato, eccetera, però mi sono subito ritrovato nell'approccio insomma, costruito all'inizio e che poi ho approfondito, quindi qualcosa che ho buttato nel cestino, no, cioè, magari uso meno, uso più, ma non, no. Se butta niente come il maiale. Maiale, carne di porco, cioè, si fa tutto, sì. È bello perché poi è questo, no? È il principio dell'utilizzazione Non è il di nostro, almeno Erickson quello. messo su noi stessi, poi, no? Anche che poi è interessante questa cosa, no? Come, per esempio, da strategici, io non, mi defini, non penso di definirmi più unicamente strategico, però sicuramente è ancora un'anima molto forte, presente. Anzi, mi definisco strategico nel termine originale di Ale. Ok, mi sono dimenticato che volevo dire. Ah, sì, il costrutto di tentare soluzioni disfunzionali, no? Che poi magari non ci rendiamo conto che ci finiamo noi stessi come terapeuti quando vogliamo stare troppo con la teoria o col costrutto X stesso o con la tecnica Y. Mi viene questa cliente che mi disse: attacchi di panico, la dottoressa prima di lei, prima di me, mi ha detto di fare la peggiore fantasia, standard secondo il modello, però io non ce la facevo, cioè non mi andava, non era per me, e però la tua collega insisteva su. E poi l'ha persa, no? Per forza. Invece è bello anche questo, no? Butto qualcosa e lo posso riprendere all'occorrenza. All'occorrenza, al bisogno, Certo. un po' come la psicoterapia, insomma, l'obiettivo è che sia il bisogno. Sì. Questo sicuramente, insomma, tutte le cose che tu hai appreso, hai studiato, comunque hai sperimentato, fanno parte del tuo bagaglio, no? Quindi perché no? Chiaramente a differenza dell'inizio, insomma, come dici tu, se lo standard, no? Quindi c'è stata la prescrizione, questo e quest'altro, sono ovviamente cambiato. No, non nascondo che la mia prima terapia c'avevo dentro al cassetto manuali e tutti i protocolli del I mondo e quindi i foglietti, quei foglietti suggerimenti, fai. come Sì, quando vai a fai. dare gli esami che ti nascondi. Sì, come c'avevo nella testa l'errore della diagnosi piuttosto che della persona. Quindi probabilmente c'avevo più ansia io che lei. Studiai il dialogo strategico di Giorgio Nardò nel libro. E avevo un post-it dove mi ero scritto tutte le fasi del dialogo strategico e ce l'avevo davanti, nascosto da quel coso del tuo studio che non so che cosa sia, un portafoglio, non so. Ma c'è scritto tu sopra? Un No, non ci ho scritto io sopra, un bambino giorno l'ho trovato però. così, sì. E quindi quando il paziente veniva, io dovevo fare le domande del dialogo strategico, io guardavo il paziente e facevo così, e guardavo in basso, aspetta, ora ti devo fare questo. Ti dico di più che quando
ho identificato le 9 logiche delle tecniche strategiche. Io non me le ricordavo, perché 9 sono tante per me, no? Poi il magico numero è, cos'è? 5 più o meno 2, no? Quindi da 3 a 7, sì. Non 4, 9 sono troppe. E quindi mi ero fatto un altro foglietto, per ricordarmi quello che io avevo scritto, me lo mettevo sempre là davanti per... E poi deve diventare un'acquisizione e poi abbandoni. A volte adesso non... No, a volte, adesso non ci penso neanche più alle 9 logiche che vengono fuori così. Questo secondo me è il rischio che corriamo, no? Io inizialmente scrivevo tutto durante la seduta. Sì, sì, vabbè, inizialmente, ormai 20 anni fa, poi... Sei vecchio. Poi sì, poi mi sono reso conto che rischiavo di perdermi la persona per scrivere. E quindi ho levato tutto, insomma, poi se c'è da appuntare qualcosa, ma appunto post seduta. Però tendenzialmente ricordo tutto in testa, quindi ancora ho buona memoria. Però è proprio questa, ripeto, la centralità della persona. Se la rimetto al centro non mi serve il quadernino che mette una serie di cose, non mi serve leggere 9 logiche, perché magari le domande sul discorso del dialogo strategico, ma vado un po' avendo conosciuto la persona sull'approfondimento della persona. Anche perché... Cioè, è l'autenticità, no? Ti ho detto quella paziente che mi disse, che mi sposta pure qua, no? Mi sposti, ce la faccio, sta ferma. E chiesi scusa alla paziente perché quel giorno c'avevo il raggio di sole in faccia e quindi mi spostavo più del solito. E lei disse, no, vai bene così perché se tu sei autentico, no? Quando arrivai a questa concezione, prima di questo paziente, dell'essere te stesso, perché questa è la cosa che mi piace tanto di te, no? I pantaloni strappati, le ciabatte adesso anche. Puoi chiedere scusa. Cioè, se ti sei dimenticato un pezzo perché non te lo sei scritto, puoi dire, senti, non mi ricordo sta cosa, me la rispieghi, mi fai capire meglio. E secondo me lì si crea l'unione con la persona di più di che tu voglia, che se tu voglia apparire come il professore, il direttore, dottor Federico Piccirilli, professore della scuola di specializzazione, no? No, questo è fondamentale, l'ho detto all'inizio, io chiedo sempre, la prima cosa che dico, ci diamo del tu, e non è che io do del tu, le persone danno del lei. Certo. In tutta la mia carriera c'è soltanto un ragazzo che continua a darmi del lei, nonostante, però vabbè, insomma, è una no. Sua, va bene, va bene, va bene. E quindi questo è, secondo me, una caratteristica fondamentale, è appunto l'autenticità. Cioè, l'autenticità che poi, al di là delle prescrizioni, diretta o indiretta, al di là delle suggestioni, del fatto che tu fai arrivare in maniera indiretta a qualcosa, è anche un linguaggio anche spesso molto chiaro, trasparente, onesto e diretto. Certo. Alcune volte c'è pure, passami il termine, insomma, il consiglio scontato. Può esserci, certo. No? Questo però insomma non è mia come, e quindi qualcuno dice, beh, dai, consiglio, manipoli la persona, no? Perché la manipoli? Io ho avuto la fortuna di seguirmi dal vivo sia Baslavic e De Chaser anni fa, insomma, avendo cominciato presto. Io ricordo, cioè, in questo seminario del Bon Pool, che sosteneva di quella persona che affogava in un lago, no? E quindi diceva, voi avete due opportunità, stare intorno al lago e dire alla persona, dai, esci, quello sta affogando, esci che esco. Oppure tuffarvi nel lago, certo. Prenderlo, metterlo e portarlo fuori. E quindi lui rimaneva in questo seminario dicendo, l'avete manipolato o no? Tendenzialmente l'abbiamo salvato, poi come? Ne parlavo con Michael poco tempo fa e gli dicevo, sai, mi piace, tu sai che in questo periodo sono molto innamorato della solution focus, che non dà consigli, cioè di base non dai consigli, non dai suggerimenti, no? E dicevo, invece, se entri nell'ottica della terapia sola singola, invece c'è il dare il suggerimento, in un certo modo, non incastri la persona in una teoria, in un'etichetta, eccetera, però, peraltro mi viene in mente un cliente che, sono stato un paio di sedute, lui ha bisogno di aumentare la sua capacità relazionale con le donne, un paio di sedute a cercare di tirare fuori il Latin lover che era in lui. La terza seduta gli dissi a un certo punto, neanche mi ricordo, un consiglio per me banale, e lui iniziò a prendere appunti. E io continuo a parlare, e lui continua, mi fermai, e lui mi disse, no, continua, cioè, questo è oro colato per me. E poi mi chiamò qualche tempo dopo dicendomi il successo, un successo che... No? E Michael mi rispose... E dice, solution focus, bellissima, eccetera. Però alle volte il consiglio, il prova a fare questo, prova a guardare lì,
prova a fare così, rispettando l'etica e tutto quanto, ovviamente è quanto di più semplicemente dopo stessa. Cioè lui disse, penso che lo disse lui, è quanto di più, non sono appropriato, ma penso quanto più semplicemente possa esserci, fallo, se funziona bene, se no parti con altro. Ma anche perché il presupposto delle persone che arrivano da te qual è? Quello di stare bene. Chiaro. Cioè della tua nostra teoria, del tuo nostro poco interessa. Certo. Quindi l'obiettivo certo. È questo, stare bene e nel minor tempo possibile. Dovremmo fare un questionario e dire alle persone, ma voi secondo voi, cioè, vorreste prendere l'ascensore domani o fra 100 anni? Rispondendo tutti fra domani. Certo. Cioè è inutile, per quanto... Quindi. Senti, ti faccio l'ultima e unica domanda strutturata. Come ti chiami? No, troppo strutturata adesso. Immagina che ci stia guardando qualche psicologo e gli vuoi dare un esercizio da fare nella vita di tutti i giorni per allenare una sua competenza che secondo te può essere utile nella sua pratica terapeutica. Quale può essere questo esercizio, questo compito, prescrizione, strategia, chiamalo come ti pare. Psicologo quindi? Uno psicologo. Finalizzato alla pratica professionale, non alla vita, sì. Non alla vita in generale. No, alla vita, no. Qualcosa che lui possa fare nella vita di tutti i giorni ma che gli torni utile poi nella sua pratica professionale. Chiamare le persone per nome? Mm-hmm. Potrebbe essere un ottimo esercizio. Uh-huh. Tipo al bar, vedere il cartellino? Okay. No, cominciare a chiamare le persone per nome sempre e comunque. Mm-hmm. E rispetto alla pratica professionale, altra situazione è quella che dovrebbe essere di mettere al centro la persona. Mm. Come poter farlo? Togliendo l'etichetta, quindi il fatto dell'esercizio è ogni giorno vedere una persona, più persone, insomma, nella vita di tutti i giorni, che già conoscono, e quindi tendenzialmente noi, le persone che conosciamo più o meno abbiamo un'etichetta, rompiballe, le cose, eccetera. Quindi l'esercizio dovrebbe essere da domani in poi rivolgersi a quella persona, non a Flavio come paranoico, piuttosto che ossessivo, piuttosto che, non lo so, ma a Flavio. Quindi l'esercizio da domani è, le persone che sono nel tuo sistema e che già hai etichettato rispetto a qualcosa, da domani prova a cambiare punto di vista e a richiamarle per nome. Grazie. Prego. Ciao zio.